Gli accordi furono firmati a mezzogiorno dell'11 febbraio 1929 nella sala dei papi del Palazzo del Laterano. Era una giornata freddissima. Le campane suonarono a festa. A Roma si riaprirono i portoni dei palazzi dell'aristocrazia nera che erano rimasti chiusi in segno di lutto dopo il 20 settembre 1870 per la fine del potere temporale dei papi. Molti i discorsi e i festeggiamenti. Qual era il significato degli accordi? Il trattato risolve la questione romana e dà vita allo Stato della Città del Vaticano. Già prima del fascismo, nel 19, si era giunti alle soglie di un accordo analogo. Il fatto nuovo è il concordato. Esso garantisce alla Chiesa una posizione particolare in Italia. Matrimonio religioso con effetti civili e competenza riservata ai tribunali ecclesiastici in materia di nullità. Insegnamento della religione nelle scuole sotto il controllo della Chiesa, esclusione dai pubblici uffici di sacerdoti apostati e così via. I privilegi riconosciuti alla Chiesa sono notevoli. Il pericolo, scrive il 12 febbraio De Gasperi a un vecchio amico trentino, è nella politica concordataria, ne verrà una compromissione della Chiesa. Le due parti sono giunte all'accordo perseguendo disegni diversi e in larga misura inconciliabili.